Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti la scorsa volta. Dunque, mi ero riposato qui, avevo fatto un giro iniziale. Vabbè, nei piani di sotto, qui adesso non si vede la mappa, si vede la mappa di questo posto. Dicevo, avevo fatto un giro iniziale del primo piano, praticamente, della prima area di gioco, ed ero ritornato indietro per comprare alcuni oggetti che mi sarebbero stati utili per quanto riguarda, la mappa, appunto. Però ancora in realtà dovremmo comprare un bel po' di cose, quindi faccio un altro giro qui. Poi c'è anche un boss da sconfiggere e poi vediamo di proseguire in un'altra area. Dunque, vedo che innanzitutto mi manca da esplorare da questo lato. Secondo che devo abbassare il volume delle cuffie, l'avevo messo altissimo. Spero che i livelli dei volumi siano giusti. Ho riascoltato un pochettino il video. Mi sembra tutto a posto. Ditemi anche la vostra, magari. Magari poi correggo. Ok, qui c'eravamo già passati naturalmente. Ma adesso abbiamo la possibilità di aggiornare la mappa in tempo reale. Quindi, no, in tempo reale, in realtà soltanto quando. Dopo che abbiamo esplorato un'area, soltanto una volta seduti al falò. Ah, sì, vabbè, buonanotte. Una volta seduti alla panchina, poi ripristeremo. Cioè, effettivamente disegneremo la mappa. Sarà ben visibile la mappa che abbiamo esplorato noi. Come vedete, ci sono quelle zone leggermente tratteggiate che si vedono appena. Non quella dove c'è il tunnel, ma quella dove c'è quell'insetto con le corna, praticamente. E quelle ce le disegna Cornifer, direttamente quello delle mappe, gli NPC delle mappe, mentre invece, quando noi poi ci passiamo e ci sediamo alla panchina, la completiamo per bene, quindi aggiungiamo dei dettagli e la marchiamo bene. Se riesco a salire qui. Oh. Ok, andiamo anche a vedere qua, così aggiorniamo la mappa anche di questo posto. Ah, giusto, qui c'era uno di loro. Che è quello che non abbiamo ucciso la scorsa volta, quella specie di boss praticamente. Qui invece è un mini boss. Quindi capirete che è fattibile, insomma, se non. Quanti colpi ci servono? Non ricordavo avesse tutti questi HP. Ma in effetti, vedete, è abbastanza semplice come moveset. Però ha un discreto numero di HP, appunto. Oh, e salviamo anche un altro di questi vermoni. E poi devo ricordarmi di andare, tornare indietro a riprendere le ricompense dal bruco anziano. Dunque, allora, che ne pensate di questo gioco? Non so, ancora non è uscito l'altro, quindi il primo video, quindi effettivamente non so se avete risposto o meno, ma se qualcuno di voi ha scritto. Ah, sì, giusto, qui c'è l'accesso alla miniera. E ci sarà una storia anche un po' particolare, un po' triste. L'unica cosa che ho capito poi di tutti degli NPC che ho incontrato, l'unica storia che ho capito è la sua. Vabbè, c'è poco da capire. Oh, sotterra mia madre. Ah, vabbè, questa qua sarebbe una poesia, una canzone in realtà, quindi dovrei recitarla in altro modo. Questa qua intanto è Mila. Mila. Oh. Sotterra mia madre senza sangue nelle vene, sotterra mio padre con gli occhi chiusi bene, sotterra le sorelle insieme a tre, e quando avrai finito, sotterra pure me. In realtà l'ho veramente letta male, scusate. Ah, la conosci anche tu? È una delle mie preferite. Possiamo cantare qualcos'altro se vuoi. Inizia tu e io ti seguirò. Scommetto che hai una splendida voce. Allora, dimmi, che ci fai qui? Se sei venuto per diventare ricco, devi solo guardarti intorno. Queste miniere sono stracolme di ricchezze. Ce n'è abbastanza per tutti. Prendi un piccone, fa come me. Un pochettino strano. Non ho mai capito se effettivamente è una donna o un uomo, cioè un maschio o una femmina. Sembrerebbe più una femmina, anche dal nome Mila, però. Ha una voce bellissima quando canticchia. E poi diventerà vuoto. Scusate lo spoil. Sotterra il cavaliere con l'aculeo spezzato. Sotterra il prete. C'era una corona? Non ricordo le altre parole. Allora canticchierò a bocca chiusa. Ecco che giustifica il fatto che si sente questo canticchiare. Oh, sotterra il cavaliere con l'aculeo spezzato. Sotterra sì.
quindi non ricorda più il resto della canzone. Poi man mano che torniamo da lui ricorderà sempre meno e a quel punto capiremo che insomma sta diventando effettivamente privo di senno. E poi alla fine non ci sarà più niente da fare. Ah vabbè, questa è una statua che ci ricarica le anime. Vabbè, l'ho aperta per niente. Voglio andare su. Ok. C'è qualcosa? No. Qui si potrà accedere in realtà soltanto molto dopo. Non so però se c'è qualcosa che possiamo recuperare già ora. Vedete, c'è il terreno che trema. Poi avremo un'abilità che ci permette di sfondare queste pareti, questi pavimenti. Ma ancora ci vorrà un bel po'. Ok, vabbè, abbiamo giusto incontrato la nostra amica. Penso sia una femmina. Per il resto non è stato molto utile venire qui. Ok, devo anche capire un pochettino quanto far durare questi video, perché non sono ancora abituato con giochi di questo genere. Isaac dà la possibilità di fermarsi al termine della partita. Poi vabbè, lasciando stare che ultimamente sto morendo spesso, quindi i video sono anche là un po', le puntate sono un pochettino strane, hanno dei tempi un pochettino così. Però, bene o male, al termine di una run si chiude. Qua invece è un gioco più aperto, più ampio, quindi trovare proprio il punto di stacco devo prenderci un pochettino la mano. O magari anche voi, se mi consigliate quanto vi fa piacere magari vedere quanto può diventare noioso se dura troppo a lungo, oppure inconcludente se effettivamente dura troppo poco. Il problema è questo, che magari ci sono delle partite in cui si esplora tanto, poi a come sono io che mi piace andare in tutte le vie, non lasciare niente indietro, è difficile un pochettino capire quando fermarsi, perché sembra che in un video non sia successo niente, poi in un episodio, perché mi sono concentrato molto a fare queste cose, a trovare segreti, piccole piccolezze, poi non sono andato avanti effettivamente, né con la trama né con boss o cose varie. Dunque, per raggiungere lì ci servirebbe il potere. Però c'è anche un altro modo. Io la scorsa partita ce l'ho fatta. C'è un modo per raggiungerlo anche adesso. Vediamo se ci riesco. È sfruttare questa moschettina per saltare. Non così. C'ero quasi, ma no. Adesso devo aspettare che risale. Altrimenti poi la faremo più in là quando ottengo il salto, il dash. No, devi andare lì. Non mi sta a sentire. Vediamo se ce la faccio adesso. No. Peccato. Scusate, ma quando mi intestardisco con queste cose divento un po' noioso, me ne rendo conto. Ma è più forte di me. Fino a quando non ci riesco. Poi vabbè, qui vedete è semplice, non è che bisogna. Ok, ce l'ho fatta effettivamente. Altrimenti comunque, come ho già detto, si poteva raggiungere benissimo più in là, non è un problema. Però so che si può fare, quindi l'ho fatto. Perfetto. Peccato di non aver trovato ancora il libro, perché stiamo già uccidendo parecchi nemici. Ci servirà a raggiungere numeri più alti. Spero che qua non arrivino quelle mosche. Quelle sono vaganti, quindi non è che hanno ti vengono proprio a cercare, ti inseguono. Ti vengono incontro così, totalmente a caso. Ok, ci diamone qualcuna. Dunque, di qua già non mi ricordo più cosa c'era. No, mi pare ci fosse una via impraticabile. Vero? No, devo andarci perché... Ah! Maledetti. Il problema in quest'area e in tante altre aree in realtà, anche in futuro, poi vedrete, è che quando si cade poi bisogna fare... Quindi in alcuni posti dove è fatto effettivamente in maniera ostica il platforming, è quasi da Rage Game, quasi alla Super Meat Boy, per chi lo conoscesse. Ok, recuperiamo l'HP perso, senza, evitando le trappole però. Vabbè, è andata bene, che è andata bene. Mi sa che no, da qui non si può procedere. Non ancora. Ancora non possiamo neanche grattarci, stavo per dire, non lo so. Neanche aggrapparci.
Invece, dovevo dire, ecco, aggrapparci alle pareti. Praticamente vi sto anticipando tutti i poteri che troveremo, ma... Tu ci dici qualcos'altro? Che ne pensi delle... No, vabbè, sì, lo so. Abbiamo già parlato, dai. Da qua non si può andare, si può scendere ancora più giù, oppure a fare il giro e vedere le altre sta... Giustamente sono caduto male. Devo però, ah sì, andare di qua, cambiare schermata. Dunque, in quell'area, se non sbaglio, c'è il boss. E noi ce ne siamo scappati da lì. Sopra di noi, intendo, dove c'è quell'area non ancora completa. Mentre in quei corridoi su, non lo so. Vediamo. Vediamo, vediamo. Scendo di qua. O vado dal boss. Ah, non lo so, sono indeciso. Per il momento scendiamo. Il boss lo lascio indietro. Non so se... potevo ottenere già da subito qualche... Ah no, questa è la strada che non possiamo percorrere perché non abbiamo ancora gli strumenti per farlo. Vabbè. Quindi penso proprio che debba andare, che io debba andare per forza dal boss. Non è neanche una questione di scelte. Au. Avevo dimenticato che tu sparassi. Dai, lasciami stare. Fammi ricaricare, va. Ok. Quindi dicevo, andiamo su, andiamo a affrontare il boss. Qua non posso neanche. Eh no. No. Dai. Mi sei venuto addosso proprio. Ok. Perfetto. Qua avevo esplorato tutto, infatti vedo che ci sono anche i depositi di Gio ormai fatti, già rotti. Quindi vabbè, devo risalire, devo arrivare al corridoio principale e risalire. Forse per questo non conosco le mappe. Se ci avete dato caso, controllo in maniera compulsiva la mappa qua. Quindi non le ricordo poi a memoria bene. Per forza. Eh sì, devo salire da qui. Sì. Quindi prima mi siedo alla panchina, così almeno se dovessi morire sono vicino. E poi andiamo ad affrontare questo boss, che in realtà è lo stesso che abbiamo affrontato in quella stanza prima. Perciò dovrei essere abbastanza in grado di farlo. E come vedete, sì, è l'unica strada che possiamo percorrere al momento, quella dal boss. Le altre abbiamo già visto che sono impraticabili al momento con i nostri poteri adesso. Praticamente nulla. Dovrei prendere più giro possibili. Vedete, c'è il suono del bruco. Provo a vedere se c'è qualche stanza segreta qui. No. Non so dove si trova. Vabbè. Poi esplorerò meglio più avanti, dai. Oppure di qua? Di qua cosa c'era? No. Dov'è? Qui? Ah, sì. L'unica parete che non avevo provato, effettivamente, era quella giusta. Ed ecco qua. Via. Ok. Beh, adesso siamo già a tre di questi bruchi, perciò la prossima volta che andiamo a trovarlo là, l'anziano ci darà un bel po' di soldi. E visto che è vicino alla B centrale, alla Pulveria, dovrei anche essere in grado di non perdere il Gio. Di non morire nel tragitto. Ah no, in realtà dovevo andare più giù. Ho sbagliato. Di qua c'ero stato anche. Era sempre quella strada buia, vero? Esatto. Beh, comincio a capire la mappa adesso. Ah, au. Il problema è che prima non avevamo la mappa completa. Non avevo, cioè, non ero. Sapevamo dove era, perché non c'è il mio segnalino. E in più non era così dettagliata, perciò alcune aree potevano anche cioè c'era incertezza su dove mi trovassi effettivamente. Bene, adesso dovrei riuscirci ad affrontarlo. Ho affrontato un altro simile poco fa. Dai, subito quest'onda. Ok. Sì, semplice. Devo dargli tanti colpi, però è semplice. Non so perché la prima volta sono morto, in realtà. È sempre per il fatto che...
Avevo dimenticato il suo moveset. In questo genere di giochi il... non vorrei continuare a ripeterlo, però a ripetere sempre la stessa parola, però quello è i moveset dei vari nemici, soprattutto i boss. Poi i nemici base, man mano che si diventa più forte specialmente, è semplicissimo farli, affrontarli, di sconfiggerli, quindi non serve neanche poi troppo sapere il moveset, i movimenti che fanno, le azioni che fanno. Mentre con i boss e i mini boss è più indispensabile. C'è il rumore di passi è qui a fianco. O c'era qualche altra area che non ho visto? No, erano lì effettivamente. Dove? È come se ci fosse un'area qui su. Ah sì, ecco. Bisogna sempre fare attenzione a questi passaggi segreti. Sì. C'è un piccolo tesoro. Vabbè, in realtà no, perché lì potremmo andare solo molto dopo. Però almeno un piccolo bottino lo abbiamo recuperato comunque. Sì, dobbiamo raggiungere l'area avanti e qui, se non sbaglio, già otterremo uno dei primi potenziamenti. Un cancello. Ah, non ricordo come si ci arriva qui. Vabbè, sicuramente devo andare in alto adesso. Là non c'è nulla. No. Dovevo provare. Perfetto. È molto facile lasciarsi indietro delle aree se non si fa attenzione. Ok. Moriteci. Vai. Perfetto. Ah, un altro boss. Il falso cavaliere. Era questo il vero boss. Quello che abbiamo affrontato prima, come ho già detto, era effettivamente soltanto un mini boss. Pensavo facesse un'onda d'urto, invece no. Vabbè, anche questo è semplicissimo. Non lo ricordavo per nulla, ma... Au! Oh no. Pensavo di aver sbagliato tempismo, ma ce l'ho fatta comunque. No. Quando fa il salto così, non fa l'onda d'urto. Soltanto quando uso la mazza. Perfetto. Già morto. Ah no. Devo colpirlo poi. Sì, ecco, sul testone. Voi capirete perché quando lo sconfiggiamo nella descrizione del... Au, mi ha colpito due volte. Ah, non lo ricordavo così. È più complessa del previsto. Devo caricarmi. Salta. Non ce l'ho fatta. Mannaggia. Devo stare attento, sono in serio pericolo. Ho quasi paura di non farcela. Ah. Dai, di nuovo. Sì, ok, adesso posso colpirti. Fammi ricaricare. Ok. Adesso è fatto più difficile, cadono anche quando fa l'onda d'urto, cadono anche dei sassi dal soffitto. Oh. Dobbiamo farlo 3 volte, se non sbaglio. È un classico. Anche il numero 3 è ricorrente in questo genere di... Ah, avevo dimenticato la sicuriata. Ok, ce la faccio a ricaricarmi. Dimmi di sì. Ok. Perfetto. Au. Ok, vai indietro, grazie. No. Ok. Un commentario un pochettino scadente in questo momento, ma la situazione è abbastanza frenetica, quindi perdere la concentrazione è molto facile. Dai, ok. No, ho sbagliato, in quella fase non fa... Ah, ancora non imparo. Dai che ci siamo quasi. No, vabbè. Questa me la sono beccata in pieno. Poi quando picchiamo lui non ci dà neanche... Non ci ricarica neanche le anime. Dobbiamo picchiare questo qua per ripristinarci. Ah, un'altra fase ancora. Ok, ne approfitto per ricaricarmi. Ah no, era finito in realtà. E devo rompere qui per proseguire. Oh, perfetto. Mi butto giù o vado di qua? Non lo so. Vabbè, si scende, giusto. Era abbastanza telefonata la cosa.
Però non si apre. E quindi? È un problema. Non ricordavo fosse in quel modo. Ah, sì. Qui dove andiamo, invece? Ah, ritorniamo qua. Si è aperto il passaggio dove c'era prima il nostro Cornifer. E adesso che sono andato avanti nel gioco, si è. Lui è andato avanti, si è spostato e ci ha lasciato un bigliettino. Spiacenti di non averti rivisto. Se ti senti perduto, perché non vieni nel nostro negozio a Pulveria per comprare una mappa di quest'area? Ora è disponibile a un prezzo speciale. Cornifer, vabbè, noi l'abbiamo già, l'abbiamo comprato direttamente da lui. Per cui siamo a posto. Lo troveremo poi nella prossima area. Perfetto, adesso andiamo da uno sciamano tipo. Dov'è? La mappa ci dice qualcosa? Vabbè, adesso è vaga perché ancora non ci siamo seduti. Non ricordo se ci sia una panchina, se ci fosse da queste parti anche una panchina. Vabbè, dobbiamo entrare per forza. Questa è proprio un'area interna, quindi la mappa non c'entra. La mappa qui non ci aiuta, vedete, siamo all'interno, quindi. Ok, ci sediamo, sì, effettivamente c'è, e la mappa adesso è aggiornata, vedete? È molto più completa. Ci dà più dettagli, perfetto. Parliamo con lei, Bueno, con lo, nemmeno. lui, lo sciamano. Lumaca. Oh, chi spunta fuori dal buio all'improvviso? Cielo, che aria feroce. Uno strano volto impressivo e un'arma dall'aspetto temibile. Qualcosa di importante deve averti attirato fin nelle viscere di Nido Sacro, ma non ti chiederò cosa. Forse mi hai trovato perché hai bisogno del mio aiuto. Non dire altro, amico mio, voglio farti un regalo. Un bell'incantesimo di mia creazione. Sarà perfetto per uno come te. Oh. E adesso ci dà, appunto, uno di quei poteri di cui vi parlavo. Prendiamolo. Vediamo che vedete che lo assorbe proprio. Ed è crollato. Abbiamo acquisito spirito vendicativo. Premi B per liberare lo spirito. Gli incantesimi consumano anime, rigenerano le anime colpendo i nemici. Benissimo, adesso. Ah, vabbè, adesso comunque ci spiegherà lui. Non c'è bisogno che lo faccio io perché ci farà fare una specie di tutorial. Oh, Oh, finalmente ti mamma. sei svegliato. Ti porgo le mie scuse. Avrei dovuto avvertirti riguardo al potere di quell'incantesimo. Ho vegliato su di te mentre dormivi, ma poi ho preso sonno anch'io. Ora che siamo svegli, mi chiedevo se fossi disposto a farmi un piccolo favore. Non per ripagare il mio dono, naturalmente, ma solo perché adesso siamo amici. Mi sembra giusto, molto. Vedi, c'è un'enorme bestia orrenda che si è stabilita nel cuore del tempio. Che mancanza di rispetto. Ti sarei molto riconoscente se ti avventurassi nelle profondità e la uccidessi. Dobbiamo fare il lavoro sporco al posto suo. Beh, pure giusto, ci ha dato comunque un potere nuovo. È una creatura robusta, ma con il tuo nuovo potere non avrai problemi. Buona fortuna con questo piccolo compito, amico mio. Oh. Dici altro? Che c'è? Ti chiedi perché ci sia un cancello che ci separa? Oh, è una cosa bizzarra, ma questo cancello non si aprirà finché non avrai ucciso la creatura nel cuore del tempio. Non temere, di certo gli spiriti dei miei antenati veglieranno su di te. È proprio. È rincuorante, dai, ci incoraggia lui. Ci vuole bene, sì. Ora vi faccio vedere come funziona. Ecco, ci dice anche il gioco di premere B per usare spirito vendicativo. Quindi, se teniamo premuto B, ci ricarica gli HP, mentre se lo premiamo una volta ci spara quest'onda d'urto, praticamente. Che è abbastanza potente. Au, non volevo fare questo. Non volevo prendere danno, quindi. Perfetto, cominciamo a ottenere potere. Questo qua è quel potere che ci serve per oltrepassare quel nemico che vi ho detto lo scorso video, che abbiamo trovato nello scorso video. Ed è quello, tra l'altro, che dovremmo uccidere. Che ci ha dato questo NPC, questo sciamano come obiettivo. Ok. Da qui si può solo scendere, bene. Vai. Va bene. Hai ragione. Fammi ricaricare così almeno non sa mai. Qui ti mettono anche le spine così non potresti saltarlo, ma io intanto non lo salto, lo colpisco ripetutamente. Questa è la mia strategia. Ok. No! Mi ha spostato indietro il colpo che ho lanciato. Va bene. Ricarico ogni volta che posso perché è facile sbagliare più di una volta. E adesso che abbiamo poco HP, naturalmente è anche facile morire. Ah, devo fare attenzione.
Ok. E anche tu sei andato, via. Dov'è il vero nemico da affrontare qui? Aiuto. Voi siete soltanto moscerini. E poi in questo gioco dire moscerini non è neanche un'offesa, è vero. Potrebbero esserci dei moscerini tra questi insetti. Chi lo sa. Perfetto. Vabbè, questi sono molto semplici. La maggior parte dei nemici adesso... Ah, questi qua si possono colpire anche attraverso le pareti. Anche questo ha messo a trappola e ci ha fregati. Mi ha fregato, proprio all'ultimo, tra l'altro. Ok, ormai completiamo quest'area. Non ho ancora deciso, dicevo prima, anche di quanto far durare questi episodi. Però non vorrei fare eccessivamente lunghi, almeno all'inizio. Visto che comunque ho già affrontato un boss e tra poco dovrò affrontarne un altro, penso che... Ecco, questi qua sono i cuori blu. Praticamente i cuori blu di Isaac. Abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo finito, si ricongiunge. Quindi siamo sicuri di aver esplorato quell'area. Adesso andiamo avanti, dunque. Ecco, questo qua è quel nemico che dicevo. Quindi dobbiamo per forza, ecco, lanciamo... gli lanciamo questa carica e lo colpiamo. Altrimenti non possiamo colpirlo, perché quando ci avviciniamo lui si chiude. Poi, per ricaricarci... per ricaricarci le anime, lui ci lancia comunque questi minion. E adesso, vedete, possiamo colpirlo di nuovo. È studiato bene, alla fine. Ok. Ci dà anche un'altra ricompensa, vediamo cos'è. Predatore di anime. Ed è uno di quei sigilli. Oh, perfetto. C'è anche, vedete, questo tondino azzurro per farci capire che è un nuovo oggetto. Usato dagli sciamani per assorbire più anime dall'ambiente circostante. Aumenta la quantità di anime raccolte colpendo i nemici con la culio. Quindi prendiamo più anime colpendo i nemici e penso anche alle statue, in realtà qualunque cosa. Questo occupa due spazi, due slot, e noi abbiamo due slot volendo. Vediamo poi se quando ci sediamo se vogliamo equipaggiarlo oppure... e magari ne compriamo un altro nel frattempo. Oh, allora ce l'hai fatta, hai ucciso la bestia. Poverina, deve averla spaventata a morte. Prima era tanto docile, ma l'aria pestilenziale di queste caverne le ha riacceso dentro una furia antica. Comunque hai fatto ciò che dovevi, ti sono riconoscente. Certo, sappiamo entrambi che non ce l'avresti fatta senza l'incantesimo che ti ho donato. Giustamente. E adesso ci lascia passare. Guarda, il cancello che ci separava si è aperto. Scommetto che non vedi l'ora di proseguire. Addio e abbi fede. Qualunque cosa tu stia cercando, ti troverà. Anche questo è incoraggiante. Perché esiti? Temo che non otterrai nient'altro da me. Però ammiro la tua ostinazione. Che simpatico. Abbiamo esaurito i dialoghi. Perfetto, siamo ritornati all'inizio, quindi mi siedo per salvare e torniamo indietro. Ok, e siamo entrati anche in questo santuario. Ora, dove dovevamo andare? Dunque, di qua usciamo... Ah, c'è una leva. Già, l'ha già aperta. Ah sì, qua usciamo di nuovo in quell'area, no. Volevo tornare indietro a dove abbiamo ucciso il boss, perché non l'abbiamo effettivamente visto il boss. Però qui è ancora chiuso. Non so perché... Come si ci acceda. Anche qui pensavo ci desse la ricompensa appena ucciso il boss. Ricordo male. Anche perché nella versione che ho giocato io questi screen erano buggati, non si aprivano. Ok. Vabbè, posso anche rifare il giro in realtà. Penso di sì, perché altre vie non ce ne sono, tranne quella dove c'era il guardiano che abbiamo... Lo stesso guardiano che abbiamo appena sconfitto. Con questa nuova abilità. Vabbè. Sapete cosa? Faccio il giro perché sono curioso adesso di vedere se si può accedere a quel punto. Ah, lì c'è un pezzo della maschera. Lo si intravede da qui. Però ancora non possiamo andarci. Perciò dovremmo aspettare il prossimo potere. Aiuto. Ok. Va bene, appena termino di fare il giro, facciamo così. Vado a vedere dal boss. Vabbè, ci andiamo insieme, non ho intenzione di fare tagli in questa serie, a meno che proprio per...
per esigenze particolari. Però dicevo, voglio tornare dal boss e poi scendo per l'unico percorso. Scendo, in realtà non mi sembrava che si scendesse, ma vado nell'unico percorso che c'era rimasto, che ci si è sbloccato, non c'è rimasto. Era di qua, vero? Eh sì. Ok. Ah, dobbiamo anche riaffrontare lui, respawn. Bene. È stata già un'impresa la prima volta. Vabbè, un'impresa no, dai. Ok, potremmo anche usare qualcuno di questi per fare prima. Fa un bel po' di danno quell'attacco, quindi è utile in queste circostanze dove i nemici sono un po' più tostarelli. È anche utile usarlo. Vabbè, lì era la strada interrotta che non possiamo percorrere. Mentre il boss era da questa parte, il salterino maledetto che, ecco, sbaglio sempre la distanza del salto. Quindi cerco sempre di difendermi in posti dove lui non può andare, come in questo caso. Ricarico. Ok. E torniamo in quest'area. Era qui che abbiamo affrontato il boss, giusto? Però adesso è chiuso sia da qua. Non lo so. Perché il boss volevo far vedere che aveva una sorpresa. Non era grande quanto tutto quell'involucro, tra virgolette, che abbiamo sconfitto, ma era soltanto quella testolina che noi colpivamo. Cosa è successo? Devo riaffrontarlo. Perché? Penso abbia sbagliato qualcosa. Questo non era una cosa prevista dal gioco. Ok, vabbè, ci toccherà riaffrontarlo. Non ci ha contato la vittoria del boss, quindi non ci ha contato sconfitto il boss perché non l'abbiamo effettivamente visto morire. Credo che dipenda da questo. Au. Ah, mi ha preso in pieno, vabbè. Ah, vabbè, già una volta è andato. Ok. Non so perché. Non mi era mai successo. Beh, quindi ho fatto bene a tornarci, altrimenti questo boss non mi veniva contato. Vabbè, siamo già a due. È stato molto più semplice di prima. Ok. Au. Ma no, sapevo che mi avrebbe preso. Vabbè, mi ricarico. Perfetto. Lancio anche un'onda d'urto. E lo picchio un pochettino. Vai indietro, bravo. Ok. Perfetto, questa volta è stato ancora più semplice. Probabilmente sapete cosa? Dovevo cadere con lui. È stato quello, il problema. Essendo che non sono caduto, ecco. Lui non è morto effettivamente. Solo adesso. Ecco, sì. Infatti. Soltanto adesso è morto. Vedete, il vero nemico era lui. Non tutto questo qua. Esaminiamo. Oh, stemma cittadino. Non ricordo bene. Dunque, di là, la mappa. Ecco, questa qua è la mappa poi più grande di tutte le aree. Abbiamo la mappa. Mappa di Nito Sacro, mentre riposi su una panchina. Ah, c'è questo qua che scappa. Sarebbe l'arma, la mazza che ha usato lui. Vedete, è a sua volta un essere vivente, quindi un nemico. Però poi scompare. Però è una cosa carina. Ok, dicevamo, no, non era qui. Ma qui. Ok, la mappa dice, una volta che mentre ti riposi su una panchina, puoi usare la piuma per aggiornare la mappa con nuove aree che hai scoperto. Praticamente l'oggetto che ci ha dato poi la moglie di Cornifer. Una lastra di pietra che riporta lo stemma della capitale di Nidosacro. Sul retro c'è un rilievo che potrebbe entrare in una fessura. Quindi questo qua poi ci servirà in un'altra parte. Ok. E vediamo anche il potere che ci ha dato. Leggiamo la descrizione. Evoca uno spirito che si lanci in avanti e bruci i nemici sul suo tragitto. Quindi vedete, quando noi evochiamo quell'onda d'urto, in realtà è come se facessimo partire proprio una parte di anima, una parte della nostra anima che va a colpire i nemici. Infatti necessita di anime. Quindi è uno spirito in realtà. Infatti lo dice proprio, spirito. Perfetto.
Poi cos'altro c'è qui? Vabbè, queste che abbiamo già visto. No, vabbè, nient'altro. Vabbè, non volevo lanciare questa, ma non fa niente. E ci si è. Sì, ci si è anche aperto il cancello, fortunatamente. Oh, vedete qui. Fortunatamente funzionano. Nelle versioni precedenti che avevo giocato, non era. Era una cosa buggata proprio all'uscita del gioco. Perfetto, adesso si può dire che abbiamo completato. Però. A questo punto, prima di scendere nella. Perché non. No, voglio vedere la mappa, grazie, sì. Ah, devo cliccarci. Vado prima dai bruchi. Non volevo farlo, ancora una volta. No, non qui. Vado prima a trovare i bruchi che dovrebbero darmi qualche altro giro. E poi torno nell'area iniziale dove ci sono gli shop. Vado da. Dalla moglie di Cornifer, non ricordo mai il suo nome. E poi anche dall'altro venditore, lì così vediamo di spendere tutto quello che abbiamo, in modo che anche se dovessimo morire non succede nulla comunque. Va bene. Era qui? No, era più su. Aiuto, non inseguirmi, grazie. Ah, lo sapevo. Proprio gli sono andato a finire contro, no? Ah, quando non si ha ancora il doppio salto è un pochettino più ostico muoversi, però. E come vedete, quelli che abbiamo salvato adesso sono qui. Vedete? Ci fanno le feste praticamente. E lui ci lancia delle monete. Ci darà anche altri oggetti, come ho già detto, mi sembra. Mi sembra di averlo detto. Solo questo? Ne ho salvati tre già. O no? Uno, due. E tre, sì. Beh, è un pochettino scarso. Mi aspettavo qualcosa in più. Vabbè, vabbè. Siamo quasi 800 Gio. In realtà vorrei uccidere un altro nemico, così almeno facciamo cifra tonda. E vado effettivamente a 800. Perfetto. Così posso comprare un discreto numero di cose. Da qui ritorniamo alla catenella dove si risale per Pulveria. Perfetto. Ok, beh, sono soddisfatto, dai. Ho affrontato il boss iniziale praticamente due volte, ma va bene così. Ciao, amica mia. Papanada. Papanada. Ok, le panchine sì, ci interessa sapere dove sono, grazie. Acquistiamolo. Poi, vabbè, queste qua no. Gli NPC sì. Grazie. E questo? Ah, i mezzi di trasporto. Vabbè, prendiamo tutto, visto che ce li ho. Così gli ripuliamo il negozio. E vediamo poi se mi resta qualcosa da se mi restano abbastanza soldi per comprare qualcosa dall'altro, vabbè. Papanada. I Zelda, ecco. Sei in cerca di nuovi strumenti? Ne hai già comprati tanti. Sfortunatamente per ora non c'è nient'altro in vendita. Hai ripulito il negozio. E infatti, vedete, ce lo dice anche lei. Senza dubbio Cornifer sarà contento, ma mi chiedo cosa ci farà con tutti quei Geo. Gio. Papanada. Vabbè, poi ripete di nuovo. Ok. Andiamo anche a parlare con lui. Le mie conoscenze su un nido sacro possono essere un po' vaghe, però mi sembra di ricordare che sotto queste caverne frondose si trovasse un bosco di funghi. Una volta era la casa di creature pacifiche, non del tutto insetti, e non del tutto piante. Sarebbe il caso di darci un'occhiata, non trovi? Purtroppo c'è un inconveniente. Il puzzo di quel luogo è terribile, un tanfo nocifo pervade l'aria. Quindi non possiamo andarci allora. Sei stanco e affaticato? Anche se quello. Okay, sì, vabbè, questo lo sappiamo già. Non volevo spararti, giuro. Ok, parliamo anche con lui. E prendiamo cosa? Ah, la chiave, le cose più importanti, no? Ah, quello che ci fa. Che ci attira a noi tutti i Geo. Non lo so. Se prenderlo ora. Vabbè, l'uovo arancido ci servirà molto più avanti. Questa possiamo anche prenderla più avanti. Poi comunque costa troppo. Questa anche. Questa non possiamo. L'unica cosa, o prendo questo. Oppure questo. E con altri 50 potrei prendere un frammento di maschera. Ma tanto non ne abbiamo nessuno. Quindi per ora compro questo, dai. Oh, perfetto. Ho visto che ho dato un'occhiata.
al minutaggio, vedo che sono già più di una quarantina di minuti, quindi penso proprio che mi siederò, aggiorno questi qua, ecco. No, equipaggio. No, equipaggio questo. Sì, molto meglio. Meglio aumentare la quantità di anime, oppure che i geo vengono a noi. Ma sapete cosa? Per ora in realtà prendiamo, mettiamoci questo. Ci semplificherà la vita un pochettino. Non so se... non ricordo se la... la panchina, stavo per dire, no. La... sì, giusto, in realtà dovevo dire proprio la panchina. La prima panchina utile della nuova area è abbastanza vicino, oppure no? Sapete cosa? Proseguo un altro po'. Se mi rendo conto che è troppo lontana, magari taglio del tutto questa parte. E poi la rivedremo la prossima volta. Tanto se non mi siedo una panchina, non salvo, per cui... ok, vedo di fare in fretta, così... giusto per trovarci direttamente nella nuova area la prossima volta. Soltanto per questo, perché poi alla fine non... ok. Ah, soltanto che non ricordo più dove si va. Qui? Ma dai, perché mi torni sempre indietro? Va bene. Giusto, giusto, stavo per farmi colpire lì. Ah, sì, era qui, giusto. Vabbè. Ok. Due. E ce la faccio anche a fare un terzo colpo, sì. Dai, sparami un minion, grazie. Un minion. Sì. Ok, l'abbiamo ucciso facilmente. Tre colpi sono bastati. Questa qui è una nuova area. Perfetto. Ora spero che non sia troppo distante la... oh, ancora non ci dice dove ci troviamo. Su, non posso andare, mi sa. Devo andare per forza di qua, sì. Spero non sia troppo distante, dicevo, la panchina. Mi secca fare video troppo lunghi. Verde via. Ah, bellissima. Quanto mi mancava. È un'area molto bella. Vedete, qui i nemici adesso cambiano. È molto più ricco di vegetazione questo posto. E sono... alcuni nemici sono pieni di parassiti, in un certo senso, di spore. Vedete, questo nemico qua. Vedete questa nuvola, queste pustole. E questo qua, questo gas che fa, ci farebbe del danno, naturalmente. Ah, scoppia anche, ecco. L'avevo dimenticato. Qui. E qui si cade. Giusto, giusto. No, no. Scusate. Non era mia intenzione prendere tutto questo danno da questi moscerini qui. Fammi ricaricare, va. Tu, muori. Muori, ho detto. Grazie. Molto collaborativo. Adesso almeno che ho i geo calamitati, per così dire, non mi devo nemmeno preoccupare troppo di andare a raccoglierli io attivamente. Ed è molto bello. Ah, no. Non mi ricordavo che caricasse con tanta insistenza. Tu muori, non scoppiarmi vicino, grazie. Vai via. Fammi anche ricaricare, visto che non sa mai. Qui c'è ancora quell'acqua nociva. Possiamo andare solo su. Ah, non vedo l'ora. Ogni volta che si entra in una nuova area, la prima cosa è cercare Cornifer, assolutamente. Così si scopre subito la nuova... la mappa e si naviga meglio poi. Ah, questa è considerata una zona segreta. Che cosa? Non ci avevo fatto caso. Questo si può uscire, sì. Non lo ricordavo per niente questo affare qua. Ok. Perfetto. Vabbè, quel piccoletto ormai rimane indietro. Fammi andare a vedere qui. Peccato che non ricordo effettivamente niente della mappa. Perfetto, la panchina è qui. Ok, va bene. Come vedete adesso la mappa non si è aggiornata perché non abbiamo la mappa di questo posto ancora. Per cui non ci è dato saperlo al momento. Ma non so. Ah, giusto, la mappa rapida è questa qua. Non possiedere la mappa di quest'area. Ecco perché.
Sì, andavo nel menu per aprire la mappa. No, c'è il tasto apposito. Va bene, siamo arrivati alla panchina e quindi, come promesso, stoppo qui. Anzi, già è durato più di quanto pensassi inizialmente. Però, col fatto che abbiamo dovuto affrontare il boss ben 2 volte, penso che per questo video sia tutto. Abbiamo fatto un bel po' di cose. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!